Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. Mal tempo in Veneto. Ecco i dati della stagione raccolti da Confcommercio Veneto e da Confturismo nel servizio di Giorgio Ulvec. Un'estate sicuramente da dimenticare, quella del 2014, a leggere i dati presentati dal Centro Studi di Confcommercio Veneto in accordo con Confturismo Veneto. Tra il maltempo e le previsioni errate da parte di certi siti meteo, questa stagione estiva ha visto sacrificati nel turismo allargato, che comprende commercio e divertimento, 6.000 posti di lavoro, ridimensionati i fatturati di 265 milioni di euro, pari a circa il 9,8% del presumibile fatturato complessivo dell'estate 2013 e diminuito del 2,5% il contributo alla formazione del PIL regionale. Una perdita che comporterà la chiusura definitiva di alcune imprese e non poche difficoltà economiche per altre. 120 milioni di euro sono stati persi nel commercio, oltre 48 milioni nel variegato mondo della ristorazione, con un calo del 9,5% in rapporto all'intero fatturato del settore tra giugno e agosto. Il settore ricettivo sembrerebbe aver sofferto meno di tutti, con un meno 5,8% sul fatturato complessivo del trimestre, mentre l'intrattenimento e gli stabilimenti balneari hanno visto scendere gli introiti di 46 milioni di euro, perdendo almeno il 10% del fatturato di stagione. Guardando ai territori, le province ad aver perso di più in assoluto sono state Venezia e Verona, mentre tra i comprensori è andata peggio la montagna. Alla luce di tali dati, Confcommercio e Confturismo chiedono un forte intervento pubblico in grado di disegnare un sistema di interventi misto tra assistenza a fondo perduto e in conto interessi e maggiormente orientato verso quelle aree e quelle tipologie di impresa che più hanno sofferto in questa estate. I dati raccolti nell'indagine hanno evidenziato come Vicenza, seppur con 5 milioni e mezzo in meno di fatturato, abbia accusato un ridimensionamento di fatturato rispetto alla scorsa estate quasi pari all'11%, collocandosi così al quarto posto nell'infelice classifica dopo Belluno, Rovigo e Verona. A costruire questo risultato negativo ci hanno pensato, oltre alla montagna che ha registrato un meno 25,5% del fatturato dell'anno scorso, anche le terme, soprattutto nel settore della ricettività, con un meno 30,6%. Dal 13 al 20 settembre si svolgeranno a Livorno le Olimpiadi della terza età, dal titolo vietato ai minori di 50 anni. Si tratta di una sfida tra i veterani di Confcommercio in ben 10 discipline sportive. E in rappresentanza delle 7 province, dal Veneto sono partiti in 180, pronti a mettersi in gioco assieme agli altri 800 over 50 provenienti da tutta Italia. Un evento importante, come ha sottolineato il presidente della 50 e più del Veneto, Fiorenzo Marcato, aggiungendo come il numero di partecipanti veneti sia tra i più importanti rispetto alle altre regioni italiane. Martedì 16 settembre alle ore 10, nella sala convegni del Centro Formazione ESAC di Creazzo, tappa vicentina per l'Asso Franchising Tour, con l'incontro sulle opportunità del franchising per essere imprenditori di successo oggi. La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione obbligatoria sul sito www.assofranchising.it oppure contattando gli uffici di Confcommercio Vicenza al numero 0444 96 43 00. Sempre martedì sera a Sandrigo, battesimo della 27ª festa del Baccalà alla Vicentina, con il Gran Galà del Baccalà in onore della Via Querinissima. Un evento sostenuto da Confcommercio Vicenza nell'attività di promozione del piatto tipico, che grazie all'attivazione delle istituzioni venete e norvegesi punta al riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa di itinerario culturale europeo. E ci è venuta l'idea di valutare assieme al Consiglio d'Europa se questa via possa essere annoverata fra le vie culturali europee dal Consiglio d'Europa, che in tutto sono una trentina. Abbiamo cominciato a coinvolgere la regione del Nordland, Norvegia, e la regione del Veneto, che sono i due capisaldi. È stato espresso un grande interesse, quindi un aspetto, diciamo, di positività che noi abbiamo raccolto e abbiamo cominciato a coordinare. Tutto questo messo insieme ci ha indotti a tentare il processo di avvicinamento verso questo ambito traguardo. Ce la faremo? Non lo sappiamo,
però abbiamo già avuto contatti molto concreti col Consiglio d'Europa che di massima ha dato un parere positivo, ci ha invitati a partecipare ai bandi europei, cosa che faremo prossimamente. Beh, il Gran Galà, che è la festa che apre le danze, diciamo, di tutta la festa del baccalà alla vicentina a San Drigo, è una kermesse che si ripete ogni anno. Capannone, che ci ospita, sarà come al solito trasformato in un gran ristorante, anzi è già tutto prenotato da un paio di giorni, e il menù è un menù particolare dedicato al titolo di quest'anno della Gran Galà, che è la Via Aquilinissima. Quest'anno sempre tutto a base di baccalà, perché non sarebbe il Gran Galà del baccalà, però cercheremo di integrare, oltre al piatto principe, il baccalà alla vicentina, alcune specialità tipiche europee. Spazieremo in Portogallo, in Spagna e in Norvegia. Quindi vi aspettiamo tutti e buon appetito. Sono stati 23 i progetti giunti in Confcommercio per il concorso Nuove Idee per Piazza delle Erbe, per l'ideazione di una struttura mobile low cost utilizzabile sia per gli eventi che come entrata dal lato sud della Basilica. Di questi, 3 sono stati scelti dall'apposita giuria e saranno presentati alla stampa venerdì prossimo, 19 settembre, quindi pubblicati sul sito www.confcommerciovicenza.info, piazzaerbe.html, con l'invito rivolto ai vicentini di esprimere una preferenza tra le 3 soluzioni giunte in finale, nelle 2 settimane seguenti la pubblicazione. Ognuna delle 3 riceverà il premio di 600 euro assegnato da Confcommercio Vicenza. Se sei un ristoratore, un negoziante, un food blogger o un appassionato, c'è tempo sino al 3 ottobre per partecipare al concorso Asiago ci sfida e preparare un piatto di pasta con l'Asiago. I particolari dell'intervista a Luca Cracco del Consorzio Formaggio Asiago. Il concorso Asiago ci sfida è appunto una sfida tra persone che propongono delle ricette con il formaggio Asiago. Il tema di quest'anno è la pasta e ci saranno 4 squadre, la squadra degli appassionati, la squadra dei ristoratori, la squadra dei negozianti e i food blogger. Tutti potranno inviare le ricette fino al 4 ottobre. Dopodiché partirà la fase finale, dove avremo 32 finalisti, andranno a sfidarsi tra di loro. Chi prende più mi piace passa alla fase successiva fino a quando rimangono i 4 finalisti. I 4 finalisti avranno modo di sfidarsi dal vivo, direttamente nella splendida struttura dell'Università del Gusto, e lì verrà scelto il vincitore. Il vincitore sarà scelto da 40 giurati. In giuria avremo la presenza di Sonia Peronacis, la fondatrice di Giallo Zafferano, che è il sito web di ricette più seguito in Italia. Ricordo inoltre che per votare e per mandare la ricetta basta seguire il nostro sito www.formaggioasiago.it e i nostri relativi social, che trovate appunto nella pagina consortile del Formaggio Asiago. Al via il 6 ottobre prossimo in ESAC Formazione il corso abilitante per aprire e condurre un pubblico esercizio o un negozio di alimentari. 120 ore di formazione che si terranno ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 19 alle 23. Per iscrizioni o informazioni il numero a vostra disposizione è lo 0444 96 43 00 oppure consultate il sito esacformazione.it. ESAC Formazione, un centro innovativo per costruire professionalità nel settore del terziario, sviluppare cultura del lavoro, trovare nuove idee per affrontare le sfide del cambiamento. Scopri l'ampia offerta di corsi sul sito esacformazione.it o vieni nella nostra sede a Creazzo Vicenza in via Piazzon 40. ESAC Formazione, dà energia al tuo futuro. Ed ora altre proposte formative. ESAC Formazione propone dal 6 al 15 ottobre il corso serale di dizione, 12 ore per educare la voce ad esprimere l'emotività in modo armonico. Dal 17 settembre al 1 ottobre, 3 mattinate invece dedicate al controllo di gestione, alla pianificazione e all'analisi.
L'Università del Gusto propone il 16 settembre prossimo il corso di 6 ore di alta cucina vegana, proposto dallo chef Alessio Bottin. Infine, il 6 e 7 ottobre, 12 ore dedicate all'alta cucina a base di pesce, per scegliere ed acquistare il prodotto, prepararlo e presentarlo in tavola. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 12.30, giunta ASCOM. Alle 12.45, consiglio ASCOM. Alle 15, consiglio di amministrazione Terfidi Veneto. Martedì alle 9, incontro dell'Associazione Provinciale Albergatori. Alle 10, Asso Franchising in Tour, franchising, diventare imprenditori di successo. Alle 20.30, consiglio della Delegazione Comunale di Chiampo. Mercoledì alle ore 10, consiglio Asso Green. Alle 13, consulta del commercio al dettaglio di alimentari. Giovedì alle 13, consulta del commercio all'ingrosso. Per questo appuntamento con Confcommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana.